Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 2 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, venite da giornate in cui ci sono stati dei piccoli intoppi nella sfera sentimentale, ma il buon aspetto della Luna vi permetterà di recuperare a partire dalle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, l'impegno da parte vostra c'è e le novità non tarderanno ad arrivare. Coraggio, ci siete quasi. Sarai in grado di afferrare al volo le occasioni che ti si presenteranno in questa giornata. In ambito lavorativo, sarai indipendente e riuscirai a controllare gli istinti. In ambito affettivo, sarai un po' inquieto per il suo atteggiamento un po' scostante. Uscite di casa con il sorriso, vedrete quanto può essere contagioso. La sfera sentimentale vi regalerà momenti davvero indimenticabili. Un vostro progetto potrebbe riscuotere buon successo in quegli ambienti che non vi conoscono e che non nutrono alcun pregiudizio sul vostro passato lavorativo. In vista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Toro. Cari Toro, in amore siete poco convinti e l'opposizione di Venere lo dimostra ampiamente. Per quanto riguarda il lavoro, avete accumulato un po' di tensione di troppo e la stanchezza si farà sentire. Cercate di restare calmi. In questa giornata, porterai a termine i compiti che ti verranno assegnati nel lavoro anche se ciò potrebbe farti rimandare un impegno che avevi preso da tempo. In ambito affettivo, se sarai maggiormente diplomatico ed accondiscendente potrai vivere meglio il tuo rapporto. Lievi tensioni, però, in campo sentimentale. Se vi state immischiando in una nuova storia d'amore in questo periodo, nella giornata di oggi ne scoprirete delle belle, quindi preparatevi alle sorprese che odiate di più. Ci sarà qualche intoppo che pregiudicherà la buona riuscita dei vostri piani. Ascoltate il lato prudente e non lasciatevi prendere dalle emozioni del momento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, bello il vostro cielo di queste ore, se nel recente passato siete stati protagonisti di una separazione, la voglia di tornare ad amare tornerà a farsi sentire con forza. Per quanto riguarda il lavoro, una delle giornate migliori sarà quella del 5 novembre. Tenete duro ancora per un po'. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice e dalla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. In questo periodo potrete quindi organizzare viaggi e vacanze, o interessarvi a questioni di lavoro da proiettare felicemente nel futuro. Se avete intrapreso un nuovo lavoro, è la giornata giusta per rendersi conto a cosa vi hanno portato le vostre scelte. In amore saprete conquistare le prede giuste accrescendo il vostro fascino. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 9. Cancro. Cari Cancro, per i sentimenti questo periodo dell'anno è piuttosto promettente. Guardatevi intorno. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono state delle controversie ma ora sarà possibile ripartire alla grande. Coraggio. Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina. Correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. In questo giorno qualcuno sarà tanto gentile da insegnarvi qualcosa che vi tornerà molto utile. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Sarete in grado di partecipare attivamente al lavoro e allo svago con la stessa, autentica serenità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 8, benessere, 9. Leone. Cari Leone, state vivendo un momento particolare per il cuore,
ci sono tante cose da fare. Non fatevi prendere dall'ansia e dalla paura. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili dei rallentamenti e non tutto andrà per il verso desiderato. Portate pazienza ancora per un po'. Avvertirai una grande esigenza di confronto, soprattutto in ambito professionale, qualcosa non ti soddisfa e vorrai manifestarlo. In ambito affettivo, sarai più pignolo del solito e vorrai fare di testa tua. Un consiglio, danne motivazione. Cercate di non coinvolgere troppo le persone che stimate di più, altrimenti potrebbero non voler più ricambiare questo sentimento. Qualcuno vi vorrà contraddire a tutti i costi, ma la vostra sicurezza non sarà intaccata perché sapete di avere ragione. Se state lavorando soprattutto, non potete permettervi di essere scortesi, quindi non fatevi trasportare dall'istinto. Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, bello questo cielo per i sentimenti, merito del nuovo transito di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete avanzare delle proposte meglio farlo entro la metà del mese di novembre. Coraggio. Sarai poliedrico e vedrai tutte le sfaccettature di ogni argomento, ed agirai con destrezza. In ambito lavorativo, sarai sommerso dagli impegni. In ambito affettivo, criticherai un comportamento della partner. Un consiglio, analizza anche te. Oggi hai una grande voglia di dimostrare quanto sai amare, potrai esprimerla se ci sarà la persona giusta al suo fianco. Periodo eccellente in amore, il vostro fascino non avrà rivali. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 9, benessere, 8. Bilancia. Cari Bilancia, l'amore nel corso delle prossime ore di questo inizio di novembre sembrerà lontano, ma non perdete la speranza. Mai. Continuate la ricerca, guardatevi bene intorno. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un progetto in stand-by fatelo partire entro la seconda metà del mese. Porterà i suoi frutti. In questa giornata gli astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio, mischia il vero con il falso. Situazione eccellente in amore per le nate alla fine del segno. Oggi potrete raggiungere un certo obiettivo e condividerlo con una persona speciale nella vostra vita. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Nel lavoro sfruttate le intuizioni che avete avuto in questo periodo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 10, benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, in arrivo delle emozioni sincere grazie all'ingresso di Venere nel vostro segno. Fidatevi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile vincere una sfida importante, se non decisiva. Coraggio. In questa giornata, avvertirai la necessità di riprenderti dallo stress accumulato e deciderai di risparmiarti in ambito lavorativo. In ambito affettivo dovrai dare il meglio di te stesso per calmare le furie della tua partner. Un consiglio, fai attenzione ai messaggi che ricevi. La vostra personalità potrebbe permettervi di fare grandi passi da gigante con una persona che vi piace. Innanzitutto il fascino, sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. I consigli che vi verranno generosamente serviti su un piatto di argento sono molto utili per la vostra vita futura in campo professionale. Un investimento potrebbe essere una buona soluzione per un salto di qualità nel vostro ambiente lavorativo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 7, benessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario,
combinazioni interessanti per i sentimenti quelle che si registreranno dal giorno 16 di novembre in poi. Fino ad allora ci potrebbe essere qualche alto e basso da dover gestire. Per quanto riguarda il lavoro, c'è aria di novità. Possibile che dobbiate tagliare qualche ramo secco che vi rallenta o porta problemi. Molte cose in ambito economico iniziano a procedere per il verso giusto e questo ti aggrada parecchio e ti rende più amabile nei confronti di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, evita di imporre le tue amicizie che non sono ben viste dalla partner. In questa giornata non siate troppo accurati nel controllo e nelle vostre mansioni lavorative. Potreste sprecare un mucchio di energie oggi, dietro un progetto che sapete, già dall'inizio, non essere una buona idea. Qualche malinteso in amore dovrà invece essere chiarito al più presto. Oggi vi potrebbe scappare qualche parola di troppo o potreste involontariamente violare un segreto che vi era stato confidato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Capricorno. Cari Capricorno, possibile qualche battibecco legato a questioni familiari nel corso dei prossimi giorni. Cercate di stare calmi e, nel caso dovesse servire, mordetevi la lingua. Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto agitati, dovete portare avanti diversi progetti con coraggio. Presto arriveranno i risultati sperati. Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa. In amore potrete contare su un fascino indiscutibile, che vi permetterà di centrare i bersagli più ambiziosi. Momenti sereni in amore. Qual è la ragione della vostra calma? Una grande conoscenza del vostro lavoro e la padronanza dei vostri mezzi. Sul posto di lavoro o in qualsiasi altro luogo, sarete catapultati in un vortice di divertimento che andrà avanti per tutta la giornata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, acque agitate per il cuore, sono possibili degli attriti con il partner. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, non tirate troppo la corda e prestate maggiore attenzione alle spese. Non è il momento di esagerare. Avrai voglia di fare delle lunghe passeggiate e di distenderti. In ambito lavorativo, i vari impegni non ti concederanno pausa ma ti lascerai andare alle fantasie che ti aiuteranno. In ambito affettivo, potrai ricevere un invito inatteso da una persona che ti affascina. Attenzione, non soffocate il partner con la vostra gelosia. Lievi tensioni in amore per le nate nella terza decade. Andate alla ricerca di un nuovo equilibrio e convincetevi che il lavoro non è tutto. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Pesci. Cari pesci, in questi giorni di inizio novembre sarà possibile fare la conoscenza di persone piacevoli che vi aiuteranno a dimenticare vecchi trascorsi. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore saranno favoriti i contatti. Potrebbe arrivare anche una maggiore gratificazione economica. In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio, non prendertela se saltano fuori i tuoi. I dubbi che avevate su una persona oggi si chiariranno e sarà finalmente ora di tirare un gran sospiro di sollievo. Luminosa la vita sentimentale per le nate alla fine del segno. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea.
Spero di vederti presto.